Bene, quindi questo bosco, la pala più adatta per questo bosco. Buongiorno a tutti, brevissimo video per chi fosse interessato a capire un attimino gli accessori che servono per praticare il metal detecting, per praticarlo in modo anche piacevole, no? Senza troppo faticare, nel senso, comunque è un hobby piacevole, perché si passeggia, si fa attività fisica, ci si inginocchia, si scava, insomma quindi si pratica anche una certa attività fisica che male non fa, no? Ovviamente, poi si sta comunque in mezzo alla natura, insomma, quindi è sicuramente un bel modo anche così di stare a contatto con la natura. Si può scavare la storia, si può trovare qualcosina di interessante, sempre rispettando le normative, insomma, quindi i siti di interesse storico, di interesse archeologico, le proprietà private, insomma, ecco, rispettando tutte queste cosine, no? Comunque, ce li abbiamo tutti qui, insomma, ecco, a parte il vestiario, che uno deve vestirsi un attimino nel modo migliore, no? Adesso io ho un paio di stivali perché è tutto inzuppato, ho piovuto per tanto tempo, stivali che comunque ci proteggono fino a sotto il ginocchio anche da eventuali comunque pericoli che ci si possono trovare nei boschi. Adesso oggi non è il caso, però nei boschi si può incontrare sicuramente anche vipere, insomma, comunque qualche ragno, insomma, non tanto desiderabile che ci salga proprio addosso, o comunque anche le zecche, i parassiti. Quindi ecco, diciamo che uno stivale che comunque ci copre almeno fin sotto il ginocchio è consigliato. Poi ovviamente abbiamo sicuramente un metal detector che è un cercametalli, quindi senza di quello. Poi abbiamo dei guanti, almeno una ginocchiera, poi abbiamo una borsetta per portare via gli oggetti e anche un po' di schifezze, no, che troviamo, giusto per pulire un attimino gli scavi, pulire, smaltire correttamente quello che troviamo, no? Varie rumente, porcheria. Ho tre pale perché a seconda del terreno in cui vado scelgo la pala migliore. Ecco, la pala sicuramente è una cosa importante, non è che con una pala si possa proprio andare dappertutto. Ecco, in questo caso abbiamo tre pale diverse perché quella in mezzo gialla è la più adatta per terreni morbidi, pastosi, no? Argillosi, quelli che la pala entra e penetra come il burro, no? Ecco, per intenderci. Quindi una pala con la punta liscia, però robusta, robusta anche lei, penetra, fa un bel lavoro, come tagliasse il burro, no? In quei terreni argillosi, morbidi, pastosi, insomma, terreni quindi agricoli, no? Ecco. Invece per quanto riguarda il sottobosco si sa, pieno di radici, proprio infestato di radici, una pala da argilla come questa non potrebbe mai lavorare bene. Questo ti porterebbe sicuramente a tanta tanta fatica e spesso anche a rinunciare a raggiungere il target, perché questa pala non può, penetrando il terreno, comunque farsi largo tra radici di alberi. Ecco, insomma, invece questa è una root slayer, si chiamano così. Root Slayer, nel mio caso si chiama esattamente Root Assassin, cioè proprio assassina di radici, perché ha una conformazione della pala, come vediamo, completamente diversa dall'altra, quella gialla, no? Ha una punta molto più stretta, proprio perché deve penetrare tra le radici. Abbiamo anche questa punta ancora più affilata qui davanti, proprio per penetrare tra le radici, e abbiamo una dentellatura sui lati che è molto pronunciata, direi che è proprio un seghetto proprio da tagliare legno proprio, Ecco. Quindi questa qui è perfetta per il sottobosco pieno e infestato di radici, la Root Assassin o Root Slayer. Per la Root Slayer questa è introvabile. Davvero introvabile perché è di produzione americana, difficile trovarla in Europa. L'avevo trovata proprio
per fortuna, era una delle ultime. Quindi ti lascio il link in descrizione per la Root Slayer, assomiglia a questa e fa praticamente lo stesso lavoro. Link in descrizione con le recensioni anche di detectoristi che la usano, quella pala che ci assomiglia. Quindi abbiamo visto una pala per terreni argillosi, pastosi, morbidi, ok? Abbiamo visto una pala tendenzialmente per sottobosco infestato da radici, eccola qua, e poi abbiamo una pala della, questa in particolare è della Emiter, è una pala tutta in acciaio inossidabile, molto molto robusta, indistruttibile direi, e questa è molto consigliata per terreni duri, secchi e anche pietrosi, no? Terreni proprio difficilissimi da scavare. Questa è la pala perfetta per quel tipo di terreni, ok? Sì, poi è vero che con una pala come questa potresti tentare di lavorare su tutti e tre i tipi di terreni, ma non è proprio così, nel senso ogni pala ha un suo terreno, perché questa è una pala praticamente dritta, quindi si fa fatica ad andare a scavare sia in terreni argillosi ma anche nel sottobosco. Sì, abbiamo una dentellatura anche qui che ci aiuta nell'eventualità di trovare qualche radice, ma radici sottili, ecco, direi filiformi, sì, quelle radici sottili delle erbacce, insomma, ecco, che stanno sempre a fastidio anche loro. Ma decisamente nel sottobosco ci vuole una Root Slayer come fosse questa. Quindi questa va benissimo, come dicevo, per terreni duri, difficili, pietrosi, sassosi, secchi, durissimi proprio, ecco. Qui abbiamo visto le tre caratteristiche di tre pale diverse, ecco, anche perché qualcuno magari non sapeva che ci possono essere differenze tra una pala e l'altra, quindi ve l'ho spiegato. Pollicione se vi piacciono questi argomenti. Cosa dire altro? Abbiamo parlato di un cercametalli, ovviamente per fare praticare questo hobby serve un cercametalli. Ce ne sono diversi marchi, diverse caratteristiche, diversi prezzi. In questo caso questo è un Garrett serie AT Gold, è un 18 kHz di frequenza fissa. Poi ce ne sono anche altri tipi, altri prezzi, per cercametalli che superano anche i 1.000 euro, ce ne sono anche da 150, quindi insomma da 100, dipende un po' dalle proprie tasche, da quello che uno vuole da un cercametalli. Come detto, abbiamo una borsetta porta oggetti, volendo potreste portarvi dietro un flaconcino con dentro dell'acqua per pulire probabilmente qualche monetina che uno spera di incontrare lungo il cammino, una spazzolina per pulire, un pezzetto di stoffa ritagliato da un pezzetto che avevo a casa di copridivano, un vecchio copridivano. Poi serve, come detto, serve anche un coltello da scavo per praticare il nostro hobby, perché un coltello da scavo, e con un coltello da scavo andiamo a rifinire un attimino nella buca dove si trova l'oggetto che andiamo sicuramente a centrare perfettamente con un puntatore manuale, un pinpointer, puntatore manuale, proprio pin, perché è talmente sottile, fatto a carota, che andando nello scavo andiamo a centrare esattamente il punto esatto dove si trova l'oggetto, che potrebbe essere anche piccolo e difficile da individuare. Anche qui di pinpointer ce ne sono tantissimi, questo è della XP, ce ne sono molti, questo è l'MI4, ce ne sono tanti anche lì, tanti prezzi, tante caratteristiche diverse, ma adesso tralasciando proprio i più economici, che comunque fanno il lavoro così
diciamo che un pinpointer più è sensibile, più è più ci aiuta nel trovare l'oggetto nello scavo. Ecco, quindi invece parlando un attimino di cercametalli, possiamo addentrarci appena appena nelle funzionalità che ha un cercametalli. Un cercametalli è un computer che nel momento che lo accendiamo porta due correnti separate e distinte all'interno della piastra. La piastra, questa qui è una piastra di ricerca. All'interno della piastra ci sono due fili che sono vicini ma sono separati. Bene, il computer emana due correnti e le fa circolare in queste due bobine separate, questi due avvolgimenti separati, continuamente, no? Queste due bobine separate all'interno della piastra, essendo che sono vicine ma separate, producono un campo intorno alla piastra, sia sopra che sotto, no? Producono un campo elettromagnetico, quindi in teoria produce due campi, uno elettrico e uno magnetico, la piastra, ok? E questo campo elettromagnetico è stabile, proprio perfettamente tarato per essere nullo tra di loro, nel senso che queste due forze, questi due campi, sia l'elettrico che magnetico, sono in pausa, in un equilibrio perfetto, un equilibrio perfetto di forza, di potenza, di elettromagnetismo. Diciamo che è un campo nullo in quel momento. Ma cosa succede? Nel momento in cui avviciniamo un oggetto metallico a questo campo, si attiva una corrente passiva o corrente elettromagnetica passiva, perché poi entriamo nel fatto che questo campo elettromagnetico ha una risposta elettrica sui metalli conduttivi e poi ha una risposta magnetica sui metalli non conduttivi come il ferro. Ecco perché abbiamo la possibilità con un cercametalli di cercare tutti gli oggetti metallici, ma abbiamo la possibilità, in base al costruttore, di ascoltare il ferro, perché il ferro è l'unico che ha una risposta sul magnetismo del campo elettromagnetico. Quindi il ferro ha una risposta al campo magnetico, invece tutti gli altri metalli, partendo dal piombo all'oro, al rame, all'argento, al bronzo e tutti gli altri metalli, hanno una risposta più o meno conduttiva. Ecco, la differenza tra tutti i metalli è questa, la macro differenza che possiamo incontrare nel nostro hobby è questa. La macro differenza è questa: metalli ferrosi, ok, quindi le leghe di ferro, parliamo di acciaio, ferro, la ghisa, comunque tutte le varie leghe di ferro hanno una risposta anche magnetica e basso conduttiva, quindi bassa corrente elettrica, no? Quindi in questo caso parliamo di magnetismo. Invece tutti gli altri metalli, come dicevamo, alluminio, oro, argento, nickel, piombo, rame, tutti gli altri metalli hanno una risposta più o meno conduttiva elettrica, e quindi la piastra è costruita e adattata dal costruttore e in base alle caratteristiche del metal detector ci dà la possibilità di ascoltare o comunque di valutare il metallo che abbiamo sottoterra in base a queste due caratteristiche che produce la piastra: l'elettromagnetismo, quindi ferro, e altamente conduttivi o mediamente conduttivi metalli, quindi metallo ferroso, metallo non ferroso ma conduttivo. Ecco, questo è, diciamo, proprio la base di quanto potremmo dire in questo piccolo video, perché poi si entrerebbe in caratteristiche uniche per un cercametalli, perché ogni cercametalli ha le sue caratteristiche. Cercametalli che costano pochissimo hanno poche caratteristiche, poche particolarità,
costruttive per quanto riguarda la gestione di queste differenze tra ferro e non ferro, e quindi ecco, da lì poi si entra in anche nel prezzo, nel valore, della differenza di valore che può avere un cercametalli, ecco, perché uno che è interessato a comprarsi un cercametalli ne vedrà di tutti i tipi, dai 80-100 euro solitamente di produzione cinese a metal detector a 700-1000 euro e più solitamente di produzione americana, europea o australiana, marche storiche importanti, come adesso questo qui è un Garrett, però marche storiche possono essere la Fisher e la Mine Lab, insomma, la Nocta Macro che è turca, e poi ce ne sono anche altre bulgare, no? Ok, quindi credo abbiamo fatto una bella così infarinatura di quello che è questo hobby. Io adesso parto sicuramente a farmi questo boschetto qua, e se siete stati attenti intuirete quale delle tre pale mi porterò nel bosco oggi, giusto? Secondo voi quale delle tre pale? Scrivetemelo nei commenti, perché la passeggiata in questo bosco, vediamo cosa si trova, sarà in un prossimo video. Quindi scrivi in questo video nei commenti secondo te quale di queste tre pale mi porterò con me con il metal detector. Ciao a tutti, buona giornata, alla prossima, ciao ciao ciao.